Stai ascoltando il podcast di Conosci davvero la tua terra, 19ª edizione, una serie di approfondimenti di storia locale organizzati dalla Biblioteca di Mortara Civico 17. Decimo incontro, mercoledì 10 aprile 2024. Segue la visita guidata al Museo Archeologico Nazionale della Lomellina. Il Vaglio, trimestrale di cultura, storia, tradizioni del Circolo Culturale Lomellino, a 20 anni dalla sua riedizione. Relatrici Maria Forni e Marta Costa. Buon ascolto. Grazie a tutti per essere qui. Non mi sembra vero, magari si dico sempre solite cose, però non pensavo di arrivare a 20 anni, sbaglio, perché è iniziato veramente per scherzo. L'avevo detto nell'editoriale, adesso ve lo racconto, ma l'ho detto per i 10 anni. Quando ho detto 10 anni, ho detto, caspita, 10 anni di vaglio. 20. No, perché 20? E, come scrivo nell'editoriale, racconto come è nato. Perché davvero è stato nel 2005 è uscito, quindi era il 2004, febbraio 2004. Eravamo a casa mia a vedere la finale del Festival di Sanremo, come abbiamo fatto per tanti anni con un gruppo di amici, e la casa della mia famiglia, di mia mamma, di mio papà, ovviamente è la sede del circo, nel senso che tu trovi tutto quello che ha a che fare col circo. Allora, uno dei presenti, che non è curioso assolutamente, il Sandro, si è alzato, guardava in giro, la foto, il diploma, la tua, gli viene in mano questo. E questo cos'è? Ho detto, è il Vaglio, una rivista che ha fatto mio papà nel 72. Ah, guarda, dice, potremmo rifarlo. È stato insultato. Perché ho detto, sì, è già, io subito, chi lo paga? Perché... no, però c'erano tanti giornalisti lì in casa, no? Amici giornalisti. Beh, cosa che ci vuole? Per scrivere un pezzo di 3 mesi? Sembrava una passeggiata. E tu, vabbè, insomma, mi ha visto festa, sono andata a casa. E che poi tu vai a dormire e ci pensi. E allora tempo, parliamo di qua, insomma, nel senso che ho detto, vabbè, allora proviamo e l'anno dopo, nel 2005, ad aprile, esce il numero 1 del Vaglio, questo. E qui inizia ovviamente l'avventura. Noi, al contrario, mio papà aveva fatto 4 numeri così, la copertina era questa. E invece io ho pensato, ma no, esce ogni 3 mesi, cambiamo la copertina. A me piace coinvolgere sempre i pittori, i locali, e i fotoamatori. E allora ogni 3 mesi c'è una copertina diversa. O magari che un quadro che ho io, però in genere cerco sempre di farmene fare uno nuovo. E quindi siamo riusciti ad avere tante copertine, ad arrivare ad averne... Così, abbiamo fatto la copertina del Vaglio quest'anno, questa uscita qua, celebrativa, con tutte le copertine. E ovviamente abbiamo cercato anche degli sponsor nel nostro piccolo. Il primo che ha detto sì, ok, va bene, vi do ragione, proviamo, è stata la Gamma Petroli. La famiglia Sabina ha detto, vabbè, partiamo, proviamo. Poi adesso ho un elenco anche... ne abbiamo avuti tanti altri, che piccoli, grossi, chi ha magari ha dato anche 1.000 euro, cioè per noi era una cifra altissima, anche se costa forse ogni 3 mesi 1.000 euro. Ecco. Insomma, non siamo arrivati a 20. Ma il sostegno più forte è sempre quello dei soci, perché regolarmente tutti gli anni il socio che si iscrive al circolo con 40 euro riceve a casa le 4 copie del Vaglio e io riesco a... sì, da sempre il socio che sostiene il circolo culturale Lomellino, a parte magari mio papà o l'agenzia Costa, che è sempre lo sponsor dei Vaglio, però vabbè, insomma, si fa volentieri, ecco. Però siamo riusciti a farlo senza, con l'aiuto di tanti, anche del socio che anziché dare il 40 magari dà di più. E quindi siamo arrivati ai 20. Il Vaglio ovviamente esce perché grazie a tutti i collaboratori, perché ovviamente sì. E ogni
trimestre ha un tema, abbiamo cercato di dargli un tema conduttore, un filo conduttore. E scriviamo, parliamo, soprattutto non c'è la cronaca, sono solo pezzi di cultura. Locale prevalentemente, ma se poi c'è il centenario del Pasqua, del Leopardi, vabbè, cioè, Io ci sono. pensa la Forni perché quello. Qualche volta faccio cose Sì, a così, volte devia, però in sono linea la di massima. biografa di Carlo, Sì, biografa del ecco, dottor Porta, però perché. in generale mi stacco e faccio adesso nel penultimo, quello dell'educazione. Ho scritto cose che pensavo io e poi cosa ci ho messo? Recalcati e Parini, no? Quindi Accenno, ma anche abbastanza, sì, magari non lunghi, non troppo lunghi, perché io sono prolisso, allora mi danno no. Eh beh, c'è la chiaro. Spazio. No, no, ma dicevo, ho messo che ne so, uno psicoterapeuta, uno psicologo, un allievo di Lacan e Parini, il poeta del Settecento che aveva scritto l'Educazione per Carlo Imbonati, eccetera. Io cerco, loro ci danno il tema in La scuola. classe, questo Sì. titolo, dice qualcuno che è molto responsabile di queste cose, no? Corre responsabile. Ecco, e poi da lì io allora mi riservo d'altra parte, siccome anche io possiedo il primo numero del vaglio, quello che Giancarlo me l'aveva dato, non avevo scritto qua, erano tutti più avanti, più importanti di me, io ero Una molto giovane ragazzina. qui, no, proprio una ragazzina, no, perché proprio nel 72, Vabbè, proprio nel 72 è nata mia figlia. E forse anche per quello che non no, ci perché. sono qua. E, ho visto qui, per esempio, oltre apro a caso, Francesco Moro, cioè qui c'erano dei nomi nel vaglio del Giancarlo notevoli, Moro, insomma, sulla Lomellina credo che avesse una competenza assoluta. Fauna selvatica, così Lomellina, e poi magari giriamo e c'è incontro con Salvatore Quasimodo, che non era notoriamente un Lomellino. E quindi era già un po' impostato così, cioè cultura locale, tradizioni locali, storia di Mortara, ma anche affondi nella cultura generale. E questo l'abbiamo praticamente tenuto, insomma, Sì, perché la e linea è quella. poi insomma io sono un po' fuori coro in questa cosa qua, mi tengo sempre la libertà. E poi la Marta lo sa, gli anniversari, Verga, Paradis, quando c'è l'anniversario E chi li fa? Chi li fa c'è chi, fuori? Cioè. siamo già d'accordo ab origine, ecco. In effetti è una rivista abbastanza particolare anche per questo. Rispetto a quella di Giancarlo, la Marta ve l'ha già spiegato, c'è un tema intorno a cui ruotiamo tutti, mentre nel caso del Giancarlo no, Non erano credo, vari. sì. No, 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 me lo No, sono riletto tutto per io vedere no, guarda, è esattamente. pesante. No, Oh. no, ecco. 6 pagine sulla Fauna Lomellina, capito? Scrivono in Sì, due. vabbè, qualcuno di quelli lì, sì, però insomma, noi abbiamo invece il monotematico che però diventa prismatico, diventa vario, perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi c'è, se il tema è l'educazione, so, io ve l'ho già detto, ho fatto considerazioni mie e poi ho messo questi due punti di riferimento, un'altra persona fa l'educazione a scuola, poi abbiamo la Graziella che oramai è praticamente vive nell'archivio e quindi qualche giorno la troviamo lì nell'archivio, Come fa? la Come fa? troviamo sempre Vive, come diceva lei, sì, ci sono. sì,
Alcune persone che Alcune sono persone che veramente, sono. sì, Sì. perché a lei piace fare le ricerche, ma non è tanto il feeling, ma proprio andare in archivio, o in Ma è chiesa, o quello. in comune, e spesso in Ma locali, o lo vedi nei fidei. toccare un documento. Poi trovo delle cose bellissime. Andare a sfogliare i libri. No, è un'altra cosa. Ecco, quindi lei ha la passione di queste cose, magari la Proprio con la Nadia, dottoressa. la dottoressa Farinelli, invece lei sta un po' campo medico, ma Non no, tanto. io sono, mi considero la più indisciplinata del gruppo, tant'è che sono stata censurata, credo, almeno quattro volte. Sì, perché era sconveniente quello che avevo scritto. E quindi, ma mi diverto anche per Lo questo. fa apposta, quindi Adesso la mancia qualche cosa posso, mi e dici. infatti faccio apposta, non mi pubblica e chiuso, ecco, per cui non. Per caso è iniziata questa mia collaborazione, indegnamente per me, perché nel 2006 mi era capitato appunto di incontrare Sandro, che mi ha detto: "Ma non hai nulla da dire, scrivi qualcosa, l'argomento è i mestieri." Ma sì, scrivi qua. Insomma, mi è venuto in mente Oh, cioè. che io conoscevo molto bene l'ultima giovane cuoca di Gabriele D'Annunzio, perché viveva a Pieve del Cairo. Naturalmente era giovanissima quando faceva la cuoca al Vittoriale, ma io l'ho conosciuta avanti negli anni. Ecco, e non aveva raccontato molto di se stessa qui in Lomellina, perché essere la cuoca di Gabriele D'Annunzio poteva voler dire anche, insomma, generare un po' di curiosità, mettiamola Sì, come così, no, certo. su quale fosse il rapporto delle donne comunque presenti al Vittoriale con il poeta. E allora appunto ho pensato, ho detto, ma se volete io vi scrivo alcune cose che Alda mi raccontava a proposito della sua avventura professionale al Vittoriale, così è stato. E quindi da lì è E poi mi incominciata, sono agganciata. esattamente, perché poi la parte E colta la fa la professoressa. Eh sì. pezzo sulla notturna, che è la parte più bella della prova di D'Annunzio, e poi la perla, l'aereo, insomma, queste cose, fare il suo viaggio, agganciandomi al suo, Sì, quindi perché io avevo veramente raccontato multiple. Cioè, poi c'è delle finora delle aneddoti, foto. delle Sì, foto, sono delle foto bellissime. aveva le bozze di alcuni romanzi, ricordo, aveva, e adesso il nipote ha custodito, tanto apro una parentesi e dico, fin quando noi non avevamo parlato di lei, il nipote teneva queste cose in cantina. Poi E già, non le portate in banca. Quindi i libri, i manoscritti. miracolo del vaglio. Sì, davvero, davvero, davvero. Ecco, ricordo dentro. La dispersione dei Eh documenti. sì, dentro queste pubblicazioni dell'epoca, ovviamente, c'erano i quadrifogli, C'erano i fiori secchi. Quella bellissima frase che gli aveva scritto lui, perché lui al Sì. mattino presto andava lì e lei gli portava da mangiare delle cose Sì, che ho letto dal sì, suo, sì, sì. dopodiché mi sono ispirata e ho fatto il mio pezzo. Esattamente, quindi ecco, Ma è nato c'era così. un rapporto molto particolare Sì. diciamo Intanto che. le cucine al Vittoriale erano aperte giorno e notte, H24, perché c'era gente che andava e veniva di giorno e di notte, personaggi famosi, personaggi meno conosciuti. Poi chi ha fatto un giro al Vittoriale sa che il poeta riceveva gli amici da una parte e i nemici dall'altra, e comunque amici o nemici potevano fermarsi a cena, a pranzo. E allora le cuoche dovevano lavorare costantemente, anche se lui non era un mangione, lui non era un appassionato di cucina per se stesso. Però mi raccontava appunto Alda di tanti aneddoti, tra i quali quello forse più famoso di quell'enorme tartaruga che si può vedere imbalsamata sul tavolo, sulla tavola,
messa lì come monito ai commensali perché era morta di indigestione, avendo divorato in cortile tutti i fiori, insomma tutte le varie piante che aveva trovato, era morta, lui l'ha fatta sistemare, l'ha messa là in mezzo, occhio che fate questa fine se esagerate. È appena andato le amiche mio nipote al vittoriale. Di queste dimensioni. E quindi insomma io ho raccontato questi aneddoti e poi naturalmente l'aggancio per sviluppare da un punto di vista molto più approfondito e culturalmente insomma diciamo, importante il movimento per arrivare ad oggi alla Nilla Pizzi. Per arrivare a Nilla Pizzi, perché poi mi vengono in mente, quando mi propongono l'argomento, io lì per lì non so mai che cosa fare, tant'è che ogni volta dico no, ma io basta, e sono passati non 20 ma quasi, ecco. E quindi dico no, ma io non ho niente da dire, poi mi si accende la lampadina, quindi scrivo il pezzo che insomma mi pare, è il caso di dirlo, e di solito viene accettato, non sempre. Di solito. Vabbè, sì. Abbiamo persone che qualcuno si è offeso, insomma, ci sta, perché magari chiedi un pezzo, no, ma fai come, non importa, se non va bene, non importa. Poi non lo pubblichi, questo si rimane. Io mi sono offesa, anzi, ma non è come fare la fenomena, se magari non è a tema, o magari. Sconveniente. Ho scritto in modo, è capitato anche che un medico ha fatto un pezzo che era complicato e era difficile da leggere. Io non voglio fare un pezzo che uno dice oh signore lo pianti lì, o dice troppo difficile, non lo voglio neanche vedere il vaglio. Deve essere una cosa leggibile da tutti. E credo che almeno una prima, lo so, è l'urlo, cioè, non ci sta. Cioè, ci sta. E se tu esci dalle righe, sai, sì, fine fa. Sì. No, però io ho un debito di gratitudine con il vaglio, perché nel momento in cui appunto ho accettato di scrivere qualcosa pur non considerandomi all'altezza, avevo bisogno di estraniarmi un po', era un momento in cui a casa i bambini piccoli, la famiglia, insomma dovevo passare tutta la mia giornata a fare cose pratiche, avevo proprio bisogno di dedicare a me uno spazio intellettualoide, posso dire, per me. Questo mi è servito, ho fatto questo proprio grazie al vaglio e sono andata avanti, adesso ho molto più spazio, ho riconquistato i miei spazi, ma non ho lasciato la collaborazione perché mi piace e perché mi diverto io. Ecco, questo volevo dire. Ahimè, non penso tanto al lettore, forse questo è un errore, però io non penso al lettore, io scrivo perché mi piace in quel momento scrivere e poi qualche volta il lettore forse non sarà interessato. Se chi scrive si diverte, sì, o gli piace, o diciamo gli dà gratificazione, poi si riversa. Io mi fermo solo ogni tanto, penso, perché non devo, siccome faccio sempre, quasi sempre, solo letteratura, allora devo bloccarmi, se vado a finire nella filologia, allora quello diventerebbe... non lo faccio. Non lo faccio perché mi sembra, insomma. Poi un altro... no, problema no. Però il vaglio ovviamente non è che si materializza così, va impaginato, va fatto, mandi pezzi e c'è qualcuno che lo impagina e poi lo manda a stampare. I primi 10 anni siamo appoggiati alla Logos Media, a uno studio grafico, perché ovviamente chi è che lo impagina... Poi dopo un po' mi ha detto, ma no, ma perché non lo fai Gigi Pagetti? Perché non me lo fai tu il vaglio? E lui tanto mi dice, Pagetti, sì, come meglio in me, perché è una lotta contro me, no? Tanto lo dice. Ma sì! Comunque nell'articolo sull'ultimo vaglio, il mio, chiamiamolo l'articolo, riguarda proprio un po' noi, no? I collaboratori, la Marta, l'ho chiamato il sogno della Marta. E ho giocato un po' sul titolo, perché l'ho chiamato 20 anni dopo, come il romanzo di Dumas, dei Moschettieri, e così, come anche la nostra, un'avventura. Ho giocato un po' su queste cose qua, insomma non faccio sempre la letterata seria, io ho qualche... E qui abbiamo, credo di aver ricordato tutti, o con il nome o sotto forma del titolo che ha il suo direttore, coordinamento, da quella parte,
E ho citato naturalmente Gigi Paghetti perché senza di lui. Eh sì. Poi tra l'altro anche la Graziella nelle sue ricerche in questo numero qua è andata a trovare un vaglio del Sì, questo è 1836. curioso, non lo Tra sapevo. l'altro non è primo del 1633. Ma questo è ancora quello della Crusca. Poi c'è un altro del Quello lo 1640, ma diciamo che è quello che proprio rispecchia il vaglio nostro con tutti i vari pezzi è proprio questo del 1836. 36, sì, perché nell'800, dopo l'illuminismo, Ma io ne avevo, l'avevo parlato più che altro, non tanto per il vaglio comunque che mi aveva incuriosito, ma per la storia che c'era dietro della tipografia, perché la persona che aveva mandato come pubblicazione del vaglio aveva fondato questo paese. Io ero partita dal vaglio e dal sotto tipografia e avevo visto lo stemma della tipografia di quest'ape e avevo letto Alvisopoli. Allora sono andata a cercare che cos'era Alvisopoli. E ho trovato che tutto questo. Isopoli era Adesso devo una prendere città quello. fondata da, cioè Sì, costruita, un questo. po' Sì, come Olidei che aveva fatto, un ecco, po' come la e città aveva italiana. questa tipografia, tutta una storia di una persona che era molto avanti all'epoca come pensiero, ha costruito, costruito all'interno hotel, negozi, medicina e questa tipografia, e aveva stampato il primo taglio, è uscito a novembre, se non vado errato, vero Marta? Il primo, sì. Ecco, è numero uno. E quindi mi aveva colpito quello e la storia che c'era. Infatti mi ha detto, guarda che ho trovato questo qua. Gli fa, ho detto, mettiamo, anche perché proprio rispecchia. Tra tutti e tre che avevo visto, questo proprio è così. Già Cioè, impostato. sì, come il nostro, si può benissimo vedere. Un altro argomento che a noi piace molto, Sì, è stata grazie. veneranda, per noi è davvero un argomento, Sì. a noi sì, la Nadia è molto legata, Io hai dei credo che ricordi? piaccia a tutti i mortaresi Sì, questo siamo tutti argomento, ecco, legati. tutti legati. Poi vabbè, io quando ero piccola facevo la cerchetta Santa Veneranda la domenica mattina. Quindi, Quindi insomma, ha un passato. ho un passato in un periodo in cui i chierichetti erano solo maschi. Sì, è strano Quindi perché eravate eravamo all'avanguardia. all'avanguardia, anche un po' fuori dalle righe, come sempre, sopra le righe. E comunque i sacerdoti che venivano a celebrare la messa Santa Veneranda ci avevano tollerate, io e la mia amica, che è Minuan Fossi, che adesso, sì, ecco, adesso fa il medico a Modena, e eravamo noi due, ne abbiamo combinate più di Bertoldo, lì nella chiesa di Santa Veneranda, però sì, celebravano o Don Giovanni, o Don Luciano, Don Giovanni Zorzoli, Don Luciano Dall'O, ecco, entrambi nostri complici nelle bravate, ecco, per cui non solo ci avevano accettate come aiuto, celebrazione, ma ci lasciavano anche così. Non sbaglio. Sì, ci davano Vogliamo, approvazione. magari, facciamo vedere le copertine, facciamo un omaggio ai nostri pittori artisti.
La prima copertina l'ha fatta Riccardo Bellini, dell'Emilio, che è questo, no? Con nel mondo davanti al municipio. L'ho invitato ovviamente a venire qua e mi ha detto: non posso venire, però comunque ti mando la copertina adesso, sarebbe così, col drone e il robot che coltivano. Adesso sarebbe Sì, così. non l'ho messa però. La modificata. E come diceva Nadia, anche lei era contenta perché diceva: io mi tengo la mente Certo. attiva, vado a fare ricerche anch'io, mi ricordo. E era contentissima di collaborare con Vaglio. Quando è mancata, aveva l'articolo lì e non aveva finito il figlio, perché sapeva che lei ci teneva a poterlo pubblicare, il figlio gliel'ha riguardato, insomma, ma era già pronto Sì, praticamente. figlio di medico Sì, sì. E perché se a lei era me fa molto piacere appassionatissima. perché se fa compagnia, se dà una mano, se ti aiuta, no? È una bella cosa. E diciamo sempre che chiunque può scrivere su Facebook, non è che scrivono loro 7 o 8 sono sempre i soliti, ma non è se uno ha un argomento, vuole a piacere, vuole può scrivere. E noi siamo ben contenti perché è bello, piace. Noi la nostra distribuzione, ovviamente i soci, lo mandiamo in tutti i comuni della Lomellina. È vero, si può comprare perché mi dà una mano, mi trova un contributo. Abbiamo fatto un po' di fotocopie delle copertine del bagno, no? Ma vi chiediamo se volete gentilmente votarne una per stabilire quella che vi è piaciuta più del ventennale, semplicemente con la biro e fare segnare, ma giusto per sì, per giocare. Tanto per capire quelle che poi ti è piaciuta. Certo, qua sono piccoline, non si notano tanto, fatica, però le dovete vedere. Ovviamente tutto quello che fa il circo, i nostri giorni. Ovviamente tutte le manifestazioni del circo e anche del vaglio, i nostri giornali locali pubblicano sempre le recensioni, e parlo dell'informatore Lomellino, la Lomellina, l'informatore di Tevanese, sono sempre vicini al circo. E c'è anche un signore che voglio ringraziare, che è Luigino Zamaiola, che il circo ha un sito, no? E quando mi è stato detto, ma deve avere il sito il circo, no? No, ma un attimo, nessuno me lo dice. No, ma cosa ci vuole? Nessuno mi dice. A un certo punto Andy mi dice, guarda, chiedi a questo signore che tiene il sito dell'ANPAS, magari te lo fa. E questa persona qua che è a casa, tranquilla, continua, come gli mando una manifestazione, una mostra, una conferenza, lui me lo pubblica subito sul nostro sito. È aggiornatissimo. Per concludere, vi dico anche, ci sono comunque dei ragazzi come il Vittorio Orsina, o la Lucrezia Zandone, o la Camilla Sguazzotti, insomma, dei ragazzi che anche la Babetto, come si chiama? Max Farrell, ci sono dei ragazzi che sì, anche loro collaborano volentieri. Sì. Tra l'altro, la Lucrezia Zandone, no, la Camilla Sguazzotti. Mi ha dato alcune dritte, abbiamo modificato leggermente il vaglio rispetto alle prime 10 uscite, e una semplice riga piuttosto che cambiare i caratteri, ed è stata sì, piacevole. Poi non c'è Enrico Colli-Vignarelli, ma non c'è, no, perché la lettura finale comunque abbiamo Enrico Colli-Vignarelli, che è ex vice direttore del Sole 24 Ore, che mi legge la bozza finale. Siamo aiutati. Siamo bravi, però abbiamo anche supervisione. Qualche errore è stato fatto nei 20 anni. Dov'è? Passi? Però pochi, eh? Qualche errore nei 20 anni, ma pochi in 20 anni. Magari di parte mano, per nessuno, niente. No, no, a parte gli scherzi, davvero.
Poche cose, poche Non siete magari mai stati imprecisioni. bacchettati per qualche... No, no, No. no. Se sono... Comunque no. Comunque insomma, niente, no, no. Grazie, grazie per essere qui, grazie se vuoi sostenere il circolo. E lunga vita al Vaglio e al Circo Culturale. La sua ricerca dal Vaglio è pesante perché effettivamente i costi si variano e aumentano sempre. Però comunque, fin quando riusciamo noi cerchiamo di far cultura nel nostro piccolo. Conosci davvero la tua terra, edizione 2024, è una serie di approfondimenti di storia locale organizzati dalla Biblioteca di Mortara in collaborazione con l'Università Terza Età di Mortara, la Società Dante Alighieri Comitato di Pavia, Amicivico 17, Insieme per la Lomellina e Italia Nostra. Grazie per l'ascolto.